Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Righetto e sono un funzionario della Protezione Civile della Regione Veneto. Mi tolgo la mascherina perché siamo comunque tutti distanziati e vi do il benvenuto a questo Info Day sul progetto comunitario eCitizens. Un progetto che vede la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale partner ufficiale assieme ad altri enti e istituzioni italiane e croate. Come i vostri professori vi avranno già spiegato, questo Info Day si suddivide in due incontri, durante i quali imparerete tantissime cose molto interessanti, su questo ve lo garantisco, e si parlerà soprattutto dell'importanza e dell'uso dei social durante un'emergenza, in modo che tutti possano dare il contributo. Ma l'uso dei social deve essere un uso consapevole e corretto. Vi faccio un esempio. Immaginiamo un'emergenza. Un incendio oppure un terremoto, un'inondazione. Ecco che cosa succede? Che la macchina della protezione civile si attiva, si mette in moto con il supporto delle strutture operative, quindi dei vigili del fuoco, il famoso 115 e il del 118, ovvero l'ambulanza, il SUEM, l'assistenza sanitaria. Quindi ci si attiva tutti, arrivano tantissime informazioni nelle centrali operative. Oggi infatti siamo proprio in centrale operativa degli amici vigili del fuoco e poi passeremo anche al 118 e sempre in diretta saremo a Marghera con la Protezione Civile. Dicevo, arrivano tantissime informazioni, ma se le informazioni non vengono date in modo corretto, ecco che si crea più panico e si può creare più confusione. Quindi imparerete a saper dare le informazioni in modo corretto, ma imparerete anche tante altre cose, perché oggi si parlerà del sistema protezione civile e gestione del rischio, si parlerà anche nella prossima occasione delle tecniche di comportamento pratiche da adottare durante un'emergenza, quindi cosa dovete fare quando vedete qualcosa che non va bene, come vi dovete attivare? E si parlerà anche molto si parla di giornalismo partecipativo, ovvero del ruolo che tutti noi cittadini abbiamo come sensori attivi, ovvero come persone che possono dare il loro contributo attraverso, dicevamo, l'uso dei social e anche attraverso una piattaforma che sta in via di sviluppo con questo progetto che aiuterà proprio la ricerca delle parole chiave per gestire l'evento. Quindi ci sono tantissime cose da conoscere, da imparare oggi, non c'è tantissimo tempo. E quindi non ne voglio proprio rubare, ma darò subito infatti la parola al responsabile della centrale operativa, Paolo Munaretto. Prima di questo però vi dico una cosa, siate curiosi, fate domande, toglietevi tutti i dubbi che avete perché i nostri relatori sono bravissimi e sono a vostra completa disposizione. La parola a Paolo, eccolo. Ecco qua, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, benvenuti nella nostra sala operativa. Mi tolgo anch'io la mascherina, visto che siamo distanziati a sufficienza. Benvenuti in sala operativa dei Vigili del Fuoco. Cos'è una sala operativa? Perché ne avete parlato un attimo fa, sala operativa. Cos'è una sala operativa? È un luogo dove sicuramente arrivano le chiamate di soccorso, dove ci sono degli operatori che rispondono alle richieste di aiuto che arrivano dalla popolazione. Ma non è solo un luogo dove si risponde al telefono, dove si capisce qual è il problema e dove il problema. È un luogo dove si valutano tutte le informazioni che arrivano, si fanno delle scelte strategiche, si fanno delle valutazioni, si fanno delle valutazioni sulla situazione e si gestiscono tutte le risorse, sia del Vigile del Fuoco, sia quelle che eventualmente sono necessarie per integrare l'opera del Vigile del Fuoco. I nostri amici del 118 che sono qui vicini, come di altri enti che possono essere utili per risolvere la situazione. Si accennava un attimo fa alla protezione civile, più tardi parleremo un attimino di cos'è questa protezione civile. Allora, dicevo, qui ci sono degli operatori che sono presenti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, sono dei vigili del fuoco che sono formati a fare i vigili del fuoco, per cui escono anche sugli interventi, fanno gli interventi come tutti gli altri.
ma hanno ricevuto, una parte di loro appunto, ha ricevuto una formazione specifica per diventare operatori di sala operativa. Perché per gestire una chiamata di una persona che è in pericolo, che è una persona che magari ha avuto un infortunio o un incidente, chiaramente capite che non è così facile. Le persone possono essere in difficoltà, agitate, impaurite, eccetera, eccetera. Per cui ci vogliono delle persone che sanno trattare con una persona che è in difficoltà. L'operatore risponde al 115, attualmente in Regione Veneto non è ancora attivo il numero unico europeo, l'112, quello che dovrebbe permetterci di spostarci in tutta la nostra Europa e fare un numero unico in qualsiasi punto noi ci troviamo per ricevere il soccorso. Dove c'è il 112? Lì c'è una sala operativa che risponde e vi chiede 2 o 3 dati fondamentali, il luogo dove è successo l'incidente, chi siete e qual è il problema. E capendo qual è il problema, poi viene smistata la telefonata all'ente competente, Vigile del Fuoco, 118, Polizia o quant'altro. In Regione Veneto invece ancora sono attivi i numeri tradizionali, per cui se volete chiamare Vigile del Fuoco fate il 115, se volete chiamare il soccorso sanitario fate il 118, se volete chiamare i carabinieri 112, eccetera, eccetera. L'operatore risponde e vi fa delle domande. Noi le abbiamo codificate per le varie tipologie di evento, abbiamo codificato delle domande standardizzate in modo che l'operatore possa evitare di dimenticarsi di chiedere qualche aspetto importante, perché capite che gli interventi e le richieste di Vigile del Fuoco sono le più svariate, sono innumerevoli, si va dal classico incendio, ovviamente, che può essere un cassonetto o un grande edificio con molte persone, a tutta l'incidentistica stradale, navale, eccetera, eccetera, a crolli, a problemi d'acqua, allagamenti, alluvioni, straripamenti, perdite di sostanze pericolose. Gli interventi sono i più vari, davvero. Dal gattino famoso sopra l'albero, che però scende da solo, quasi sempre, fortunatamente, all'infortunio sul lavoro. Quindi la casistica degli interventi di Vigile del Fuoco è veramente molto, molto ampia. Ecco che quindi abbiamo codificato le domande proprio per aiutare l'operatore a non perdere aspetti importantissimi. Quando voi chiamate un ente di soccorso, mi raccomando, ascoltate quello che vi chiede l'operatore e rispondete alle sue domande. Non preoccupatevi di se urlate arrivano prima, se gli dite fate veloci arrivano prima. L'operatore sa quando ha le notizie sufficienti per mandar via le squadre e lo può fare anche durante la chiamata, non occorre che la telefonata si concluda per poter inviare le squadre, perché sono in più operatori, noi ne abbiamo 3 sempre presenti, per cui gli altri possono inviare le squadre sul luogo dell'evento nel frattempo che lui conclude l'intervista. Però rispondete alle sue domande. È importantissimo che seguite quello che vi dice, e molto spesso vi dirà anche, se necessario, delle istruzioni per potervi mettere in sicurezza o aiutare le persone che sono lì a mettersi in sicurezza. I dati sicuramente da trasmettere sono dove è successo l'incidente, il problema, perché quello è fondamentale per mandare le squadre. Poi tutto il resto, se c'è, benissimo, se non c'è, diciamo, pazienza, se cade la telefonata, si interrompe perché si scarica la batteria del cellulare o quant'altro, ma è fondamentale capire intanto dove. Dopodiché chi siete e il numero di telefono dove possiamo richiamarvi per eventualmente sapere ulteriori notizie, per capire magari durante il percorso se la strada è quella giusta, se dobbiamo fare altre strade o se abbiamo altri aggiornamenti della situazione sul posto. Quindi questi sono i dati e poi ovviamente cosa è successo. E qui ci sono le domande, ripeto, standardizzate dell'operatore alle quali voi dovete rispondere. Dicevo che qui arrivano le chiamate, normalmente si gestiscono l'invio delle squadre e di tutti gli enti di supporto da qui.
quando un problema diventa più grosso, perché può essere un grande incendio, può essere un maxi incidente, può essere una situazione di, per esempio, alluvione diffusa sul territorio, per cui le chiamate sono veramente centinaia in pochissimo tempo, ecco che la sala operativa si sdoppia, perché la sala operativa, vi ho detto, è una struttura non solo di risposta alle telefonate, ma una struttura gestionale che si amplia e si struttura a seconda delle esigenze. Stiamo entrando nella sala di gestione delle emergenze, che unica in Italia è comune 315 tra i Vigili del Fuoco e il 118, che vedrete fra poco. Questa sala serve a gestire appunto tutte le emergenze. Dall'altra parte gli operatori continuano a rispondere alle richieste di soccorso e da qui si riflette, si pensa, si inviano le squadre, si organizzano supporti, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche altre stanze ulteriori. Maggiore è l'emergenza, maggiore sono le necessità di supportare le squadre sul campo e maggiore deve essere appunto la struttura che va a supportare appunto la situazione. Per quanto riguarda i social, che è un po' il tema del progetto europeo che permette anche questi incontri con gli enti di soccorso, dobbiamo dire che è un tema molto molto attuale, molto discusso anche a livello mondiale, a livello europeo, perché ovviamente oggi molto viene veicolato attraverso i social. Voi giovani e quelli un po' più grandicelli di voi vivete sui social, comunicate con i social, qualsiasi cosa passa attraverso quei canali. Per cui è ovvio che il pubblico, la struttura che fa anche soccorso deve cercare di capire come gestire al meglio quelle informazioni e come poter sfruttare quei canali. Attualmente, devo dire la verità, in Italia non siamo ancora, ci stiamo lavorando, ma non siamo ancora attivi su quel versante. Il progetto appunto è sperimentale, quindi sono cose veramente attualissime in via di studio. Noi come Vigili del Fuoco sfruttiamo il social più conosciuto, no? WhatsApp e Telegram, per poter comunicare nel caso di necessità con la persona che è sul posto, facendoci inviare magari la localizzazione della persona attraverso la condivisione della posizione o immagini e fotografie o video. Chiaramente voi potete descriverci la situazione, rispondere alle nostre domande, ma cosa più di una fotografia o di un video può rappresentarci veramente in maniera concreta quello che sta succedendo. Per cui questo, noi abbiamo un tablet, insomma, con un numero di cellulare che forniamo solo al momento in cui ci serve colloquiare con la persona, per cui abbiamo la persona al 115, gli diciamo: guarda, ti mandiamo un messaggio, tu rispondi a quello condividendoci la posizione o le fotografie o quant'altro può essere necessario. E la cosa attualmente si ferma lì. Chiaramente, come diceva prima la dottoressa Righetto, è un tema molto importante. Quando succede un'emergenza, tutte le informazioni che possono arrivare dal territorio, dalle persone che stanno vivendo questa emergenza, possono essere utili. Ma capite bene che è una massa di dati, di informazioni che sono difficilmente trattabili in maniera veloce, per cui bisogna capire un attimo come fare e soprattutto dobbiamo capire anche la affidabilità, perché ci sono persone oneste, serie, responsabili, civili che diramano notizie reali, realistiche, insomma, chiaramente dal proprio punto di vista, perché ognuno poi vede il problema, che può essere piccolo, lo vede grande perché è un suo problema. Ma ci può essere anche purtroppo quelle persone un po' meno civili che diramano notizie che possono causare un allertamento dei soccorsi improprio, non necessario, e quindi magari creare problemi inutili. Ecco, quindi siamo sulla parte così di chiusura di questa prima presentazione della sala operativa dei Vigili del Fuoco.
Io vi chiedo, se avete delle domande da fare, qualche curiosità, sappiate che poi comunque alla fine avremo un altro pezzo insieme a noi al 118, in cui vedremo alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni mezzi del soccorso sanitario, e anche lì ci sarà spazio per delle domande, per cui anche se vi verranno dopo non preoccupatevi. Sul discorso della protezione civile ne parliamo appunto nella ultima sessione di questo incontro. Io metto le cuffie così magari se avete delle domande le sento. Non mi sembra arrivino domande, per cui io vi accompagno verso l'altra parte della sala che è destinata al 118 e vi lascio nelle mani della dottoressa Stella, che è una delle responsabili del 118, per cui vi accompagnerà dentro la loro sala e dentro la loro struttura e organizzazione. Prego, dottoressa. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Federica Stella, sono un dirigente medico della centrale operativa 118. Adesso vi spiegherò brevemente come funziona il nostro sistema di emergenza territoriale e poi vi farò entrare in centrale operativa cercando di stare relativamente poco all'interno, perché comunque la nostra presenza e il fatto di parlare mentre i colleghi lavorano crea un disturbo di fondo che vogliamo cercare di evitare il più possibile. E il 118 in Veneto è organizzato in centrali operative di ambito provinciale, quindi ogni provincia ha la sua centrale operativa che controlla il sistema di emergenza sanitaria territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque chiami dal territorio veneto, a seconda di dove si trovi, fa una chiamata attraverso il numero di emergenza 118 o il numero unico 112, che viene recepita dalla centrale operativa che è di competenza per la provincia. E una volta che viene recepita la chiamata, noi processiamo la telefonata attraverso degli operatori telefonici che da noi per scelta in Regione Veneto sono tutti infermieri. Questo permette di avere delle persone competenti e che poi effettivamente lavorano sul territorio e anche operativamente in ambulanza, che sono quindi in grado di condurre l'intervista telefonica nel modo più adeguato e di capire l'effettiva necessità che ha quella persona. Vi faccio vedere il nostro gestionale. Dal punto di vista informatico utilizziamo questo gestionale che ci permette di avere in un'unica videata le chiamate di soccorso con i relativi mezzi che vengono collegati. A ogni telefonata di soccorso che riceviamo viene creata una scheda che si concretizza a livello di gestionale con una riga in cui possiamo vedere l'indirizzo dell'intervento. Vedete che nel frattempo scorrono perché si aggiungono nuove telefonate e quindi questi i dati che qui vedete visualizzati in maniera riassuntiva in ogni riga, se apriamo la scheda sono poi esplosi all'interno della scheda con tutte le informazioni riguardanti la persona che ha chiamato, il numero telefonico e l'indirizzo dove è necessario il soccorso. A ogni evento viene collegata una missione per uno o più mezzi di soccorso. Vedete, questi sono gli identificativi delle nostre ambulanze o delle nostre barche che vengono collegati agli interventi. E come identificativi utilizziamo l'alfabeto militare, l'alfabeto ICAO, che ci permette in maniera univoca di identificare i mezzi di soccorso sul territorio. A ogni mezzo quindi viene assegnato un evento e viene assegnato quindi un codice di gravità. A cosa servono i codici di gravità? Servono a noi per dare una priorità di intervento su un evento rispetto ad un altro. In una condizione di risorse limitate, con un numero finito di ambulanze, nel momento in cui abbiamo più interventi nello stesso territorio, dobbiamo decidere su quali intervenire prima e quali intervenire dopo. Quindi sulla base dell'intervista telefonica, i mezzi vengono inviati con un codice di priorità che va dal bianco al rosso, e bianco è la priorità minima, un intervento differibile, verde un intervento urgente,
un giallo un intervento urgente prioritario e rosso invece un intervento emergente in cui dalla telefonata si può presumere che ci sia un'alterazione delle funzioni vitali del paziente. Vedete che in questo momento sul nostro territorio abbiamo tutti i codici gialli e verdi e vedete che ogni ambulanza ha a fianco vari quadratini. Questo perché? Perché noi in schermata visualizziamo il codice di dispatch, quindi il codice che viene attribuito sulla base della prima telefonata. Il secondo invece è il codice di invio del mezzo, perché a volte dopo la prima telefonata se ne fanno due ulteriori e viene ricodificato il codice di gravità. E poi il terzo quadratino invece è il codice di rientro, il codice di trasporto, che è l'effettiva gravità riscontrata dal mezzo che si è recato sul posto e che ha valutato il paziente dal punto di vista clinico. Quindi è il codice di rientro del mezzo. C'è qualche problema? Posso proseguire, al massimo mi dite se ci sono problemi. Ecco, e oltre al gestionale, a fianco utilizziamo sempre un cartografico. Il cartografico è simile a Google Maps, che di sicuro voi conoscete, con però una implementazione di risorse dinamiche. Cioè, oltre alla cartografia aggiornata, abbiamo in tempo reale la visualizzazione della localizzazione degli eventi che abbiamo sul nostro territorio e i nostri mezzi che si spostano. L'aggiornamento della localizzazione dei mezzi viene fatto per un'interazione tra il gestionale e il cartografico e ci permette di vedere in tempo reale dove sono i nostri mezzi. Vi faccio un esempio pratico, se vedo dov'è il mouse qui. Ok, ad esempio qui abbiamo la nostra ambulanza definita Victor Cop che si trova in via Roma a Spinea e vedete che questo simbolo con un'ambulanza diretta verso una H vuol dire che questa ambulanza ha già valutato il paziente, lo ha a bordo dell'ambulanza e si sta recando verso l'ospedale. Se avessimo un po' di pazienza, ogni circa 30 secondi, 60 secondi, la posizione del mezzo si aggiorna e lo vediamo che si sposta sul nostro cartografico. Questo ci consente di avere in tempo reale l'aggiornamento dei mezzi minuto per minuto. Adesso io vi farei entrare in centrale operativa per farvi vedere come siamo organizzati dal punto di vista tecnico. E vi ripeto, ci cerchiamo di stare poco per evitare di disturbare i colleghi che stanno lavorando. Allora, entriamo pure. Allora, questa è la nostra centrale operativa provinciale. Vedete, queste sono semicerchio, le postazioni infermieristiche. Sono le posizioni da cui i nostri infermieri rispondono alle telefonate. Vedete che in ogni postazione ci sono i tre computer come ve li ho fatti vedere, i tre schermi come ve li ho fatti vedere di là. Tutte le postazioni hanno aperte le stesse applicazioni in modo tale che in contemporanea tutti vedono il sistema gestionale che si aggiorna. Di fronte abbiamo lo schermo con informazioni di passaggi di consegna, informazioni utili come numeri telefonici, abbiamo le schermate delle telecamere puntate sulle snodi autostradali, possiamo scegliere dove vedere, con quali telecamere vedere in alcuni punti, ad esempio se abbiamo incidenti possiamo vederli in diretta e poi abbiamo di nuovo il cartografico, nell'angolo c'è la postazione del medico di centrale che coordina H24 le attività della centrale operativa e quindi fa da garante di quello che succede e si occupa di risolvere problemi che si possono venire a creare o magari eventi complessi che hanno bisogno di una supervisione. E uscirei a questo punto dalla centrale e vi lascerei spazio delle domande se ce ne sono. Se ci sono domande, rimango in attesa. Scusate, ok.
Vabbè, allora io rimango in attesa di qualche domanda, se volete interrompetemi anche senza problemi se dovessero arrivare. Ecco. È una domanda curiosa, nel senso che non ho idea di cosa possiate intendere con codice rosso rinforzato. Il codice rosso, nel senso che il codice rosso per noi è già la massima gravità, ovvero è un intervento che richiede l'intervento dell'equipaggio con maggiori competenze disponibili in quel momento. Generalmente l'intervento di un equipaggio in assetto avanzato che comprende il medico, l'infermiere, l'autista quando disponibili, perché dovete immaginarvi che a volte può capitare che un equipaggio avanzato sia già occupato sul territorio su un altro intervento e possa subentrare un altro codice rosso. In quel caso si cerca di mandare l'equipaggio con maggiori competenze e capacità gestionali tra quelli disponibili, cercando poi di liberare se necessario il medico per fare l'intervento pendente. Ah, no, ma non c'è nessun problema, non c'è problema. Comunque, come vi dicevo, i nostri codici di gravità sono dal bianco al rosso, sono dei codici convenzionali che servono a graduare la velocità e l'ordine di risposta, perché in realtà non vuol dire che un codice verde o un codice bianco aspetterà se le ambulanze sono libere. Semplicemente andrà in coda agli altri interventi, è un codice di priorità, che vuol dire che prima si evadono i codici rossi, poi si evadono i codici gialli, poi si evadono i codici verdi e infine quelli bianchi. Ma se in quel momento sul territorio non ci sono codici ad alta gravità, vuol dire che evaderemo immediatamente anche i codici bianchi. Diciamo che dal punto di vista un po' statistico è probabile che ci siano codici più ad alta gravità. Però nel caso non ci sia nient'altro da fare, anche il codice bianco può ricevere l'invio del mezzo nel giro di pochi minuti, perché appunto dipende dalla disponibilità dei mezzi sul territorio. I codici sono dei codici di priorità, non dei codici di tempistiche di invio. Sentiamo. Allora, a livello regionale in Veneto abbiamo un sistema unificato di dispatch. Il dispatch è la procedura attraverso cui, attraverso delle domande codificate, viene data un codice di priorità. Quindi si fanno delle domande predefinite all'utenza in modo tale da capire qual è la problematica sanitaria per cui chiamano. E tutte le persone che danno una risposta telefonica a livello di centrali operative hanno partecipato a un corso regionale che si chiama DIRE, che è il dispatch regionale della Regione Veneto, per cui siamo stati tutti formati e addestrati a dare delle risposte omogenee. Quindi nel momento in cui io chiamo con una problematica a Verona o a Belluno o a Venezia, la risposta della centrale operativa sarà comparabile, perché siamo stati tutti addestrati a dare lo stesso tipo di risposta e a creare una risposta omogenea su tutto il territorio regionale. E questo consente di essere omogenei e di dare molta unitarietà a livello di regione. È stato un corso fortemente voluto dalla nostra dirigenza e è molto bello perché tra l'altro ci permette di conoscerci tra centrali operative che lavorano vicine, perché dovete immaginare che noi come Venezia abbiamo come confinanti Rovigo, Padova, Treviso, quindi ci capita spesso di magari intervenire su codici sui territori di confine o magari di andare in aiuto, in supporto ai vicini che magari possono essere in difficoltà perché hanno tutte le ambulanze impegnate, quindi noi interveniamo in supporto.
Beh, assolutamente, dovete immaginare che chi risponde, noi dalla centrale abbiamo bisogno delle vostre informazioni per ottenere le informazioni corrette per l'invio del mezzo. In base a quello che voi ci dite, noi stabiliamo un codice di priorità. Se voi dite una cosa o ne dite un'altra, per noi può cambiare il codice di priorità, può cambiare il tipo di mezzo che vi mandiamo, perché a seconda del tipo di intervento noi scegliamo quali mezzi mandare, i mezzi più idonei, scegliamo se mandare magari un mezzo con il medico, un mezzo con un infermiere o un mezzo con i volontari del soccorso. Questo cambia molto, perché la capacità poi di gestire una diversa criticità del paziente dipende dalla competenza e dal livello di preparazione in merito. Quindi per noi è fondamentale che chi risponde, chi ci chiama, risponda alle nostre domande in maniera adeguata e esaustiva, che ci dica tutto il necessario, tutto quello che a noi interessa per riuscire a capire esattamente di cosa si tratta, perché quello è fondamentale. Soprattutto la cosa importante è mantenere la calma, perché agitarsi non serve a niente, anzi crea solo confusione. Quindi quando si interagisce con i sistemi di soccorso territoriale, rimanere calmi, tranquilli e cercare di dare tutte le informazioni necessarie e rispondere alle domande che vengono poste. Sì? Allora, sono delle domande molto pertinenti, nel senso che diciamo che la scelta di utilizzare un'automedica per portare il medico in giro è una questione prettamente organizzativa. Perché? Perché permette di portare un po' più velocemente il medico sugli interventi, e soprattutto nel momento in cui ci si rende conto che su un intervento il medico non serve, permette di liberarlo, tra virgolette, dall'intervento e portarlo su un altro intervento, perché è svincolata l'automedica dall'ambulanza ed è svincolata dal trasporto di un paziente. Invece, nel momento in cui il medico si trova su un'ambulanza, anche se il paziente non dovesse avere necessità della presenza di un medico per il trasporto, il medico è vincolato a rimanere sull'ambulanza. Quindi diciamo che in zone dove abbiamo molte ambulanze che girano sul territorio, spesso si sceglie di avere il medico sull'automedica per consentire al medico di passare da un intervento all'altro. E invece in territori magari un po' più ampi ma con bassa densità di popolazione si sceglie di far salire il medico sull'ambulanza per la medicalizzazione del codice rosso generalmente. Quindi si sceglie a seconda del territorio una diversa scelta logistica, e sono scelte che vanno fatte sulla base del numero di persone, il numero di ambulanze, la densità di popolazione, e sono cose comunque normate da una normativa dalla fondazione del 118 nel 98, sono tutte cose normate a livello nazionale che vengono stabilite sui numeri di popolazione. A questo punto mi dicono che il tempo dalle centrali operative a nostra disposizione è esaurito, passiamo la linea alla sede della Protezione Civile, poi noi ci rivediamo giù con i mezzi di soccorso per farveli vedere velocemente dal vivo, e quindi lascio la parola a Nicola Bortoli dalla sede della Protezione Civile. A dopo.
Qua siamo tornati dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre e abbiamo l'occasione di vedere un attimo velocemente qualcuno dei nostri mezzi che si utilizzano sul territorio in caso di eventi maggiori. Allora io vi porto via proprio brevemente 2 minuti per farvi vedere 2 mezzi che vi ho portato fuori. Vi abbiamo portato fuori l'automedica, in questo caso è l'automedica di scorta, non è quella operativa oggi, e l'unità di supporto incidente maggiore. Allora, l'automedica ve l'ho fatta vedere principalmente per una curiosità, ovvero farvi notare come tutti i nostri mezzi abbiano sulla parabrezza e sul fianco abbiano l'identificativo del mezzo, ma non solo, ce l'hanno anche sopra, sul tetto. Questa è una cosa peculiare che è tipica dei mezzi di soccorso, e questo perché? Perché permette di vedere dall'alto a dei mezzi di ricognizione aerea o a dei mezzi di soccorso che arrivano via aria, quali mezzi sono impegnati sul posto. Vedete che c'è una croce che identifica un mezzo sanitario e l'identificativo univoco, in questo caso Alfa 11, che è una delle due automediche del territorio di Mestre. E questo è un identificativo che identifica in maniera unitaria questo mezzo, questo specifico mezzo. Questa è una delle nostre automediche, vedete la livrea è ad alta visibilità e ci sono i loghi dell'azienda e della SUEM della regione del Veneto. A fianco invece abbiamo il mezzo di supporto per l'incidente maggiore, che si ricollega al discorso calamità naturali, eventi non convenzionali. Perché? Perché con questo mezzo noi andiamo a intervenire qualora ci siano degli eventi in cui sia necessario portare sul posto delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che portiamo normalmente con un'ambulanza. Quindi cosa facciamo? Andiamo con questo furgone che è stato allestito apposta per essere in grado di montare un punto medico avanzato nel caso ci sia un incidente maggiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di questo mezzo c'è tutto il necessario per montare un piccolo ospedale da campo, chiamiamolo così. E quindi che cosa troviamo? Troviamo delle casse con proprio il materiale per poter montare una tenda da campo, un generatore con il riscaldatore, una barella toboga per movimentare i pazienti e poi tutto quello che può essere necessario per allestire l'ospedale da campo, quindi prolunghe e casse con materiale sanitario, con farmaci, con flebo, aghicannula, tutto quello che può essere necessario per fare un soccorso sul posto. E per ultimo vedete che tutta questa zona invece è dedicata all'autoprotezione, quindi caschi, guanti, stivali, per permettere al personale di autoproteggersi nel momento in cui va a fare soccorso, perché è fondamentale prestare soccorso agli altri, ma è anche fondamentale essere protetti nel momento in cui si fa soccorso. Con questo io vi lascerei ai Vigili del Fuoco, perché i loro mezzi sono decisamente molto più divertenti e interessanti rispetto ai nostri, quindi vi lascio a vedere che cosa c'è dentro ai loro camion. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, vi faccio un piccolo giochetto veloce. Di solito siete abituati a fare il gioco Trova le differenze. Vi faccio un piccolo gioco. Trovate non le differenze tra me e la dottoressa, perché sono tantissime, ma le similitudini, ovvero una similitudine. Vi lascio pochi secondi perché il tempo è pochissimo. 3, 2, 1, ci avete pensato, l'avete trovata? Sì, no, non importa. Questo acronimo, USA, è un acronimo inglese, Urban Search and Rescue, ovvero un team di persone che lavora per fare ricerca e soccorso in ambito urbano, ovvero quando ci sono crolli, per esempio terremoti, per esplosioni di fabbricati, eccetera, eccetera, ci sono delle persone che sono state addestrate per poter a entrare sotto le macerie, trovarsi dei percorsi sotto le macerie e poter andare a salvare le persone. Qui dietro io mi sto spostando, vediamo se l'operatore riesce a riprendere, vedete un mucchio di macerie, è il nostro campo macerie. Abbiamo ricreato lì sotto vedete un'auto schiacciata
da degli elementi in cemento armato, ci sono dei percorsi sotterranei molto stretti, si è ricreato dei solai caduti uno sopra l'altro, proprio per addestrare le persone a entrare in questi pertugi e andare a soccorrere le persone rimaste sotto. Vi ricordate forse la tragedia di Rigopiano, vi ricordate il ponte Morandi, ne avete sentito sicuramente parlare. Ecco, in tutte quelle situazioni siamo stati chiamati a intervenire per cercare di portare soccorso. Chiaramente in queste situazioni molto anguste è difficile entrare per noi, dobbiamo trovarci il passaggio e dobbiamo cercare di creare un passaggio sicuro anche per la parte sanitaria perché possa andare a fare il primo intervento medico. Chiaramente ci vogliono dei tempi molto lunghi per fare questo e quindi non è possibile subito estrarre la persona e consegnarla ai soccorsi sanitari, anche perché potrebbe essere in condizioni un po', insomma, non delle migliori, per cui necessita una stabilizzazione. Ecco che c'è questo gruppo di persone di cui fanno parte Vigili del Fuoco e sanitari. E andiamo avanti adesso molto velocemente perché purtroppo oggi il tempo è rimasto poco a nostra disposizione. Vi faccio vedere velocemente quello che è, diciamo, la nostra officina viaggiante, il mezzo classico dei Vigili del Fuoco che vedete per le strade, che si chiama autopompa serbatoio, noi lo chiamiamo anche qui con l'acronimo APS, è il nostro mezzo, diciamo appunto, multifunzione. C'è dentro un po' di tutto, vedete, dai martelli alle cesoie, alle tubazioni, alle motoseghe, perché come vi dicevo gli interventi di Vigili del Fuoco sono veramente i più vari. E c'è di tutto, insomma, cassette, attrezzi. Qui dietro abbiamo la pompa per poter pompare l'acqua in pressione attraverso le tubazioni, attraverso le uscite, attraverso questo che si chiama naspo, che è ad alta pressione. Da quest'altra parte abbiamo delle attrezzature per l'incidentistica stradale e non solo, delle grandi pinze per poter allargare, per creare degli spazi, delle grandi cesoie per tagliare le lamiere e gli elementi che possono ostruire l'accesso alle persone da parte appunto dei soccorsi. Insomma, c'è un po' di tutto, le attrezzature sono veramente tantissime, ci sono gli autoprotettori, la maschera con le bombole perché ci permettono di lavorare dove c'è ambiente inquinato da fumo o da altre sostanze pericolose senza appunto rischiare. E a proposito di sostanze pericolose, quello che vedete qui è uno dei tanti mezzi del nostro nucleo NBCR, altro acronimo, nucleare, biologico, chimico e radiologico. Un gruppo altamente specializzato, e sono stati anche a Beirut, se vi ricordate l'esplosione che è stata al porto di Beirut qualche tempo fa, e siamo stati chiamati anche là per portare la nostra opera, la nostra esperienza e fare rilevamento dell'ambientale. Questo nucleo è specializzato e ha tutte le attrezzature per poter fare travasi di sostanze infiammabili, benzine, gasoli, ma anche di gas corrosivi, di gas esplosivi. Hanno veramente di tutto. È uno dei gioielli che abbiamo, è forse il miglior nucleo che abbiamo nel territorio nazionale. E sono stati più volte anche, ripeto, all'estero, non solo a Beirut, che è stata l'ultima delle missioni internazionali. Chiaramente non c'è il tempo di farvi vedere tutto. Abbiamo iniziato con le sale operative e chiudiamo con una sala operativa. È la nostra sala operativa mobile. Vedete, qui c'è scritto posto di comando avanzato. Questa è una propaggine della nostra sala operativa. Qui gli operatori hanno le postazioni similari a quelle che hanno in sala operativa e da qui possono fare tutto quello che fanno in sala operativa: inserire richieste di soccorso, inviare squadre, parlare con le squadre, fare qualsiasi tipo di valutazione. C'hanno tutta la strumentazione. Poi questo mezzo ha delle postazioni interne per un certo numero di operatori, ma ha la possibilità, con un tendalino e con un gazebo davanti, una tenda davanti, di costruire uno spazio più ampio
per permettere di costituire appunto un posto di comando avanzato. Immaginate un'emergenza abbastanza consistente dove ci sono tante squadre, sia di Vigilfuoco o anche di altri enti, la necessità di avere un punto di ritrovo, un punto di riferimento per tutti i soccorritori per potersi coordinare, la cosa più importante. Mi dicono di dirvi che siamo alla fine, quindi se avete domande, io vi rubo 30 secondi perché ve l'avevo promesso e le promesse vanno mantenute. Vi parlo del sistema di protezione civile. Allora, cos'è il sistema di protezione civile? È un sistema, un servizio che dà soccorso, che dà assistenza nel caso di un'emergenza. Normalmente nei piccoli interventi può bastare vigile fuoco, può bastare soccorso sanitario, a volte lavoriamo insieme come nell'incidentistica stradale, ma se l'emergenza è più grossa ci sono tanti attori che entrano e quindi serve un coordinamento. Ecco che interviene quindi il sistema di protezione civile, che ha vari livelli, il comunale dove è responsabile il sindaco, il regionale dove c'è la regione e il nazionale dove c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Ma quello che dobbiamo capire è che anche noi facciamo parte del sistema di protezione civile, anche il 118, i carabinieri, l'esercito del sistema di protezione civile fanno parte sostanzialmente tutti i cittadini italiani. E quindi quando voi vedete quelli che hanno scritto protezione civile, quasi sicuramente la maggior parte sono volontari di protezione civile, sono una delle componenti molto importante, fondamentale, persone eccezionali che danno il loro tempo libero per dare una mano agli altri, che danno la loro esperienza, la loro opera per aiutare gli altri nelle emergenze, ma sono una delle componenti, non sono la protezione civile, sono i volontari di protezione civile. La protezione civile è il sistema complessivo. La cosa più bella e più forse chiara per tutti sarebbe che quando interveniamo in quel sistema tutti ci mettessimo una etichetta qui con scritto sistema di protezione civile. Ecco, questo è in poche parole, purtroppo devo essere molto veloce perché il tempo oggi è veramente poco. Quindi mi scuso se sono stato un po' troppo rapido nell'esposizione, nel farvi vedere i nostri mezzi. Ce ne sono molti altri, anche qui dietro a questo ci sono i mezzi del nostro nucleo sommozzatori, che è il nucleo regionale, e ce ne sono tantissimi altri. Se avete domande, altrimenti chiudiamo e salutiamo. Intanto mi avvicino ai compagni di avventura di oggi per così. Ecco, non ci sono domande, per cui noi chiudiamo, mi pare anche abbastanza in orario. Perfetto. Bene, abbiamo recuperato abbastanza. Per cui, ragazzi, grazie di essere stati i nostri ospiti. Quando passerà questa pandemia vi avremo più volentieri ospiti di persona qui e potrete vedere con più calma tutte le cose che avete solo intravisto oggi. Io vi ringrazio e lascio la parola alle signore. Io volevo ringraziare i nostri relatori, bravissimi come sempre. Sono sicura che vi è piaciuta tantissimo questa parte dell'Info Day e vi do appuntamento la settimana prossima per la seconda parte. Grazie, siate sempre curiosi. Ciao a tutti, arrivederci. 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 Grazie.